Presentiamo tutti i bambini della casa famiglia di Togolilla. Stanno tutti qui raccolti per la presentazione. Manca un gruppo di ragazzi perché siamo in piena campagna di semina del mais e la stagione delle piogge, quindi mancano 5 ragazzi che i nonni, le zie hanno chiesto per far lavorare in campagna, e quindi ci saranno quasi tutti e 35, e li vedrete uno a uno e li presenterò in una rapida successione. Il primo a presentarvi è Honoré, è un ragazzo che ha 15 anni, vorrebbe fare il prete, dal primo di classe, però quest'anno al secondo trimestre non è andato molto bene. E questo è Yves, un po' la faccia da criminale, è uno dei bambini più piccoli della casa famiglia, è gemello di Yvette, è un ragazzo molto affabile, sorridente e non dà molti problemi. Questa è Jeanne, è una delle ultime arrivate, appartiene anche alla famiglia di Charles, viene dalla ferma, è una delle ragazze che dà più soddisfazione a scuola perché è risultata la prima della classe. Questa invece è Essé, che resta da noi da più di 3 anni, e quindi è una ragazza che la prima della sua classe, studia bene e si comporta bene, ha la media più alta di tutti quanti. Questo è Elom, che vorrebbe diventare dottore, primo della classe, un ragazzo molto serio, silenzioso, è qui con noi e il weekend lascia la casa famiglia per andare a lavorare presso suo zio. Victor, lo conoscete per essere sul calendario già da qualche volta, è un po' guascone, fa bu 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 ma realizza poco, ha un buon sorriso e quest'anno dovrà riprendersi un po' meglio a scuola. Abu è il fratello di all'ultima arrivata, Alberto, è uno dei ragazzi più grandi, oltre a perdere i genitori ha perso anche la zia che lo accudiva. Lo teniamo in prova e lo abbiamo dovuto mandare in un liceo privato perché la scuola era già cominciata. Questo è Pierre, al posto dello stomaco ha un forno perché mangia moltissimo nella casa famiglia ed è uno dei ragazzi più vispi ma anche intelligenti che esistono da noi. A scuola quest'anno è andato bene e quindi si comporta abbastanza bene. Assù, molti lo conoscono, ne abbiamo parlato spesso nella pagina di Mama Africa, ha subito recentemente un'operazione al piede e nonostante fosse stato 2 settimane in ospedale è risultato il primo della classe. Justine, la più piccola della casa famiglia, io la chiamo la vecchia della casa famiglia, una ragazza dolcissima, non ha nemmeno 6 anni, per fortuna ha qui una sua sorella che si chiama Aimee, che l'aiuta moltissimo nelle faccende, anche se lei è molto autosufficiente. Un'altra gemellina è la gemella di quel ragazzo piccolino che abbiamo visto prima, lei si chiama Yvette, il suo gemello si chiama Yves, ha un po' di ritardo nell'apprendimento ma stiamo cercando di migliorarne le condizioni. Un altro veterano della casa famiglia, lui si chiama Tete, è qui da 7 anni, dal 2006, e quindi all'inizio era uno dei ragazzi che apprendeva poco e male, adesso è diventato tra i migliori della casa famiglia, del primo della classe. Lui è Amevi, ha frequentato per un certo periodo di tempo la casa famiglia, adesso gironzola intorno, in effetti fa parte del gruppo di invitati e spesso è da noi, mangia, studia, lo aiutiamo nella scuola e in tutto ciò che è necessario, la mamma partecipa anche al progetto alimentare. Dovi è una ragazzina che promette bene, oltre ad essere la prima della classe da molti anni, sta per diventare anche lei come una mammina per le più piccole, è una ragazza saggia e sa comportarsi. E questa è Sofia, un po' svampita, con la testa nelle nuvole, è qui da 2 anni, ha una grande madrina che si chiama Maria Romano, che è in Sicilia. Deborah, questa è la più vanitosa della casa famiglia, perde 2 ore intere davanti allo specchio per aggiustare i capelli. Quest'anno ha dato un risultato non positivo al primo trimestre, ma stiamo cercando a farla studiare di più.
Patrick. Patrick è il ragazzo che nello scorso video cantava la canzone Il tuo mondo e che ha riscosso molto successo. È uno dei ragazzi più intelligenti che abbiamo, si adopera a fare tutto e attualmente sta imparando anche l'artigianato, perché su questo aspetto è in ritardo, primo della sua classe. Dina viene da un'esperienza di un convento, sono quei luoghi dove i ragazzi spesso vengono quasi messi a forza dai genitori perché ammalati o perché hanno perso i genitori e quindi le zie e i nonni provvedono quasi ad internarli. Sono i più difficili ad essere inseriti, ma con lei ci siamo riusciti perché ormai è da 4 anni con noi. Qua abbiamo ahimè, è la sorella più grande di Justine, anche lei grande sorpresa al secondo trimestre, è risultata la prima della sua classe, una ragazza seria, sorride poco, bisogna provocarla per farla sorridere, ma ci aspettiamo grandi cose da lei quando diventerà grande. E questa è la grande signorinella Assupin, lei è la gemella di Assù, però porta un ritardo scolastico di 1 anno rispetto al fratello, e molto attiva nella casa famiglia, è una ragazza che si comporta bene, bisogna solo farla studiare di più. Molti hanno imparato a conoscere questo volto, il volto di O Parmigiana, perché cantava Bella Ciao mettendo parmigiano al posto di il partigiano. È un po' svogliata a scuola, è un po' testatura, sta qui da 7 anni e in 7 anni non siamo riusciti a fare del nostro meglio per immetterlo tra gli adulti. In effetti, pur essendo un veterano, resta ancora un po' infantile. Nathalie è la sorella maggiore di Agossù, il bambino più piccolo che vi presenteremo dopo. All'inizio, i primi 2 anni, ci ha dato problema nello studio, mentre invece adesso risulta uno delle migliori della sua classe. Silvanus è qui anche lui da 5 anni, lavora abbastanza bene nella casa famiglia, però quando lo si cerca lo si trova difficilmente, cerca un po' di nascondersi da quella che è l'attività formativa e lavorativa. Edo è quello che nel primo video recitava, qua l'acqua è poca e la papera non galleggia. Anche lui veterano, primo della classe sin dalle elementari, è uno dei responsabili della casa famiglia insieme ad altri 4 ragazzi, serio, educato, consapevole e molto maturo rispetto alla sua età, che non arriva a 15 anni. Ayao, che è uno dei più grandi della casa famiglia, a scuola studia bene, è un po' il responsabile, il sorvegliante un po' dei ragazzi, è sempre disponibile per ogni attività che si deve svolgere all'interno della casa famiglia. Maria sorride sempre con i suoi occhioni anche quando non è il caso di sorridere. Anche lei ha una grande sponsor in Italia che è Emanuela, a scuola potrebbe andare meglio, ma al secondo trimestre è stato un po' punita con il risultato scolastico. Isabella è conosciuta da quasi tutti i nostri supporter perché sta qui da 7 anni, è una delle prime ragazze arrivate ed è lei che viene chiamata la mamma delle bambine perché si occupa di tutte le bambine più piccole. A scuola cerca di andare bene, ma nella casa famiglia è una delle ragazze più attive. E poi abbiamo il gigante della casa famiglia, Agossù. In effetti Agossù non sta ancora con noi perché è troppo piccolo e non va a scuola, ma viene ogni giorno, mangia, gioca con gli altri ragazzi e poi la sera ritorna a casa dove una nonna l'aspetta e non potrebbe fare a meno di lui. Il ragazzo è intelligente, vispo, ha qualche problema di salute, ma a settembre, con l'inizio della scuola, sicuramente farà parte dei nostri, quindi starà all'interno della casa famiglia. Rogier, le grand Rogier che è venuto a trovarci oggi, studia a Lomé, è un ragazzo serio, ha avuto qualche problema a scuola con qualche professore che lo ha provocato e lui ha reagito in un modo forse sbagliato. Attualmente vive a Lomé e è venuto insieme alla mamma qui, lo aiutiamo in altri modi
perché la mamma partecipa sia al progetto sanitario che a quello alimentare. Charles, il grande della casa famiglia, anche lui è molto responsabile, primo della sua classe, è serio, studia ed è sempre disponibile a fare tutto ciò che è necessario nella casa famiglia. Coffì, un superfemmine, conosciuto come Sarracina, lui adesso studia all'Università Lomé, fa il diritto, studia diritto, che è una facoltà quanto difficile, ma si sforza di fare tutto il necessario. Lui è anche responsabile dell'artigianato e tra poco ritornerà a Lomé. Poi abbiamo, alla fine, vi presentiamo Alberto. Alberto, molti avranno appreso che è il ragazzino che ha dei problemi di natura psichica, oggi si trova per caso con noi perché la famiglia cerca di farlo guarire da un guaritore. È un ragazzo dolcissimo, affettuoso, ma ha delle turbe che non gli permettono di restare fisso da noi. Quindi appena starà un po' meglio aspettiamo anche un'equipe di medici, di neuropsichiatri per poter sottoporre il suo caso, che è un caso che abbiamo raccontato varie volte sulla pagina di Mamma Africa. E con Alberto e il gallo che canta abbiamo finito.